Ciao! Oggi vediamo insieme come cambiare la password del Wi-Fi. Allora, per prima cosa, assicurati che il tuo router Wi-Fi Eolo sia collegato alla presa elettrica e che sia acceso. Trovi il pulsante on-off sul retro. Verifica anche che sia connesso alla rete Eolo. A questo punto, seleziona dal tuo dispositivo la rete Wi-Fi del router Eolo. E ricordati che puoi collegarti anche via cavo Ethernet. Se non sei sicuro di quale sia il nome del Wi-Fi a cui associarti, solleva il router. Sul fondo trovi un'etichetta col nome rete alle voci SSID e Login Password. Se hai inserito la password correttamente, il dispositivo si collega in pochi secondi alla rete. Bene, allora a questo punto apri una scheda sul browser e nella barra di ricerca digita questo codice. 192.168.1.1 E adesso premi invio. Ecco, viene rimandato direttamente a una schermata in cui ti viene chiesto di inserire le credenziali di accesso. Trovi anche queste sul fondo del router, alle voci Login Username e Login Password. Fai attenzione perché questa password non è la stessa che hai utilizzato per collegarti al Wi-Fi. Ok, una volta inserite le credenziali ed effettuato l'accesso, puoi andare alla voce Wireless sulla sinistra. Qui si apre una schermata come questa. Ecco, da qui puoi modificare il nome della rete e la password. Assicurati che la funzione Band Steering sia abilitata, però. Ricordati anche che devi aggiornare la password in tutti i dispositivi connessi al Wi-Fi. Se sei collegato via cavo e hai completato tutto il processo, adesso esegui direttamente il logout dal pannello di amministrazione del router con l'apposito pulsante in alto. Ecco, se segui questi passaggi, puoi modificare la password del tuo Wi-Fi senza fatica. E se non sei ancora cliente Eolo, ti lascio in descrizione il link alla pagina di verifica copertura e a tutte le offerte. Alla prossima!